Ore 4 e 47, si va in Malesia. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Sam's Travel Vlog. Oggi per una nuova puntata di Sam nel sud-est asiatico vi voglio parlare della mia esperienza con Air Asia. Air Asia è una compagnia low cost che opera nel sud-est asiatico in numerose destinazioni internazionali, come per esempio, se non sbaglio, la Cina, il Giappone, l'Australia e così via. E ovviamente tra gli stati che compongono il sud-est asiatico, sto parlando della Malesia, di Singapore, della Thailandia e così via. Io ho preso Air Asia quando da Singapore sono andato a Kuala Lumpur. È stata un po' una tirata, lo ammetto, perché ho fatto due voli in un giorno, sono partito la mattina presto da Singapore e sono rientrato la sera stessa da Kuala Lumpur, però comunque il volo è stato solo di un'ora, quindi diciamo ce la si fa. Ero parecchio distrutto alla fine, ma ce la si fa. E quindi ragazzi, ovviamente non potevo non portarvi la mia esperienza con una nuova compagnia aerea. Quindi ragazzi, io direi che ho già parlato troppo, ci rivediamo alla fine del video per le considerazioni finali, ma adesso direi che abbiamo un aereo da prendere. Andiamo!
uscito dall'aeroporto e sono andato a Kuala Lumpur a visitare un po' di cose, delle quali però vi parlerò nei prossimi vlog. Siccome stiamo parlando di Air Asia, andiamo direttamente al punto in cui io rientro in aeroporto per il volo di ritorno verso Singapore. Allora, con molte tribolazioni sono riuscito a tornare a KL Central. Adesso prendo di nuovo il Clia Express e me ne torno in aeroporto. In aeroporto. Ragazzi, purtroppo nel volo di ritorno io ero veramente distrutto, ero in piedi da qualcosa come 20 ore perché la sera prima non avevo dormito e veramente, ragazzi, mi spiace ma non ho filmato molto perché come ho messo le chiappe sull'aereo mi sono addormentato e fino a Singapore non mi sono svegliato. Comunque, considerazioni finali, come si vola con Air Asia? Diciamo benino, ma se ci volerete nel prossimo futuro, un consiglio, non aspettatevi chissà che. Teniamo presente che Air Asia è un pochino la Ryanair asiatica, nel senso costi bassi, aerei non nuovissimi e anche, detto onestamente, un po' scomodi. Però ragazzi, facciamo anche due conti. Io ho pagato un volo di andata e ritorno da Singapore a Kuala Lumpur 90 euro. Diciamo che una persona si accontenta anche. Per il resto, ragazzi, avete visto anche voi dai miei video com'è il posto per le gambe: è relativamente poco se non inesistente, i posti sono piccoli, l'aereo è rumoroso, non stabilissimo perché traballava parecchio, il cibo è esattamente come su Ryanair. Faccio questa comparazione perché anche lì passano col carrello e se vuoi qualcosa te lo compri. Detto onestamente, se consiglierei a qualcun altro di volare con Air Asia? Onestamente sì, se si tratta di voli corti come il mio volo, ve l'ho detto, durava solo un'ora all'andata e un'ora al ritorno, quindi ce la si fa. Però siccome so che Air Asia fa anche tratte molto più lunghe, anche di 5-6 ore, probabilmente per quelle tratte utilizza aeromobili più grandi, però diciamo che resta sempre una compagnia low cost. Quindi il mio consiglio è questo: se siete nel sud-est asiatico e volete raggiungere, come per esempio ho fatto io, Kuala Lumpur da Singapore o altre destinazioni nell'arco di 1-2 ore di volo, affidatevi pure a Air Asia, è un buon servizio. Se invece dovete visitare città che sono un pochino più lontane da dove vi trovate voi e dovete fare molte più ore di volo, magari spendete qualcosina in più ma cercate altre compagnie aeree, perché magari rischiate di fare un viaggio più lungo relativamente scomodo. E solo chi viaggia tanto come noi, ragazzi, sa quanto nervoso possa accumularsi da un volo non ben riuscito. Però tutto sommato diciamo che ha rispecchiato quello che mi aspettavo, una low cost. Quindi ragazzi, è stato un piacere secondo me scoprire che esiste anche Air Asia, che esistono compagnie così low cost al di fuori dell'Europa, e non ho assolutamente dubbi che se dovrò tornare nel sud-est asiatico dovrò fare ancora voli di 1-2 orette, mi affiderò senza dubbio a Air Asia. E voi ragazzi, avete mai utilizzato Air Asia magari anche per tratte più lunghe? Se l'avete fatto, assolutamente scrivetemi la vostra esperienza nei commenti qui sotto, voglio assolutamente sapere come vi siete trovati. Bene ragazzi, questo era il video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate con quello che ne pensate, condividete il video per farlo vedere anche ai vostri amici, e noi ragazzi ci rivediamo come sempre settimana prossima, sempre il prossimo weekend, qui sul canale con un nuovo video. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio e vi saluto. Ciao! Spero
Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche premendo sulla campanella qui sotto. Seguite Sam Strava e Vlog anche su Facebook, Instagram, Twitter e sul nuovo canale Telegram per restare sempre aggiornati sulle novità del canale. Per il resto, se vi va, potete seguire anche me ai miei profili personali. È tutto completamente a vostro rischio, trovate gli ad qui a lato e tutti i link in descrizione.